Benvenuti a tutti, questo è l'avvio della sessione del territorio come chiavi di lettura dei fenomeni. Abbiamo tra i relatori Diego Giuliani dell'Università di Trento, Dipartimento Economia e Management, dove è professore, e Andrea De Panizza di Istat, della Direzione Centrale della Comunicazione, Formazione e Servizi ai Cittadini e Utenti. E poi abbiamo Paola Casalvola del Dipartimento Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e abbiamo il dottor Gian Lorenzo Boracchia della Regione Liguria, dove si occupa di programmazione, finanza e statistica. Parleremo appunto di territorio come chiave di lettura dei fenomeni, il territorio quindi come criterio da cui partire per analizzare e per interpretare, i fenomeni. Naturalmente i dati non basta raccoglierli. Questi dati devono in qualche modo tornare poi al territorio. Vedremo, dalla parte più micro a quella macro, diciamo dalla raccolta vera e propria, dall'utilizzo, dalle connessioni che possono essere costruite su questi dati, arriveremo fino alle modalità di utilizzo per prendere decisioni da parte degli amministratori. Cercherò di essere molto rapido, lasciando in questa maniera magari qualche minuto in più agli interventi. E partiamo quindi subito con Diego Giuliani, che presenta un lavoro fatto assieme al professor Giuseppe Espa dell'Università di Trento. E si occupano da molti anni di analisi di dati con notazione territoriale, con riferimento a microdati georeferenziati. La prima cosa che mi viene in mente, io naturalmente ho cercato di conoscere meglio che ho potuto i relatori, è una recente pubblicazione che è stata fatta per la Taylor & Francis, che riguarda in parte anche la presentazione, il cui titolo è Spatial Microeconometrics. Diego Giuliani, quindi, strumenti di analisi statistica territoriale, ci dirà perché è importante trattare adeguatamente lo spazio nell'analisi dei dati territoriali. Prego. Grazie mille, dottor Samar. Un caro saluto a tutti. Ci tengo anche in particolar modo a ringraziare il professor Kelly e le colleghe dell'Istat, Angela Ferruzza e Maria Pia Sorbillo, per averci invitato a partecipare a questa sessione. Ci fa molto piacere essere qui. Lo dico anche a nome del collega Giuseppe Espa, che ha preparato con me questa presentazione. Come detto correttamente dal dottor Samar e su suggerimento e invito delle colleghe dell'Istat, con questo intervento vorremmo tentare di mostrare, di illustrare perché lo spazio è importante, cioè perché quando si analizzano dati territoriali è importante trattare in maniera adeguata l'informazione spaziale. E in secondo luogo, con questo intervento, cercherò anche di dare alcune indicazioni su quali sono gli approcci, le principali metodologie, i principali insiemi di metodi che consentono appunto di trattare adeguatamente lo spazio. Naturalmente, con i pochi minuti che ho a disposizione, non riuscirò a fare una rassegna esaustiva e dettagliata di quello che la letteratura statistica offre, cercherò più che altro di incuriosire un po', ecco, di dare qualche suggestione. Allora, perché lo spazio è importante? Dunque, in questo contesto, per dati spaziali o territoriali o georeferenziati, che dir si voglia, ci riferiamo a quei dati in cui le unità statistiche, le osservazioni hanno una precisa identità spaziale, identificata da un dato sistema di coordinate. Ecco, dati di questo tipo, i dati territoriali, hanno proprietà uniche che credo di non semplificare troppo, di non banalizzare troppo, se affermo che queste proprietà derivano essenzialmente dalla cosiddetta prima legge della geografia, postulata dal geografo Waldo Tobler, che essenzialmente prescrive che ogni cosa è connessa con qualsiasi altra cosa, ma le cose più vicine sono più connesse delle cose meno vicine.
Cioè, in altri termini, le unità statistiche che sono più vicine nello spazio tendono ad avere un sistema di connessione più forte. Questa naturalmente non è una legge di natura, è una legge empirica che si riferisce a un fenomeno empirico che si verifica molto spesso, che coinvolge molti fenomeni che riguardano diversi ambiti, dai fenomeni ambientali ai fenomeni biologici, ai fenomeni anche umani, sociali ed economici. Questa legge empirica ha delle conseguenze, delle implicazioni importanti, rilevanti per l'analisi statistica, perché essenzialmente fa sì che le osservazioni, le unità statistiche, non possono più essere considerate come indipendenti. Ciò implica che le procedure standard di stima e di analisi differenziale non garantiscono che i risultati siano affidabili. Quindi la presenza dello spazio innanzitutto determina un problema che deve essere gestito in maniera appropriata usando le tecniche, gli strumenti di analisi appropriati. L'insieme di questi strumenti, quindi l'insieme delle metodologie e degli approcci statistici che consentono di trattare adeguatamente lo spazio e quindi di affrontare il problema della violazione dell'assunto di indipendenza, possiamo dire che rientrano nell'alveo della statistica spaziale. La statistica spaziale essenzialmente può essere vista come quella branca della statistica che si occupa appunto di quei contesti in cui i dati sono caratterizzati da una qualche forma di dipendenza spaziale. Riuscire a identificare la forma della dipendenza spaziale, riuscire a misurarla, a modellizzarla, consente come appunto da un lato di fare inferenze in maniera corretta, ottenere risultati inferenziali affidabili, ma consente anche di migliorare le previsioni. Perché se identifichiamo dipendenza spaziale positiva rilevante, per esempio, questo fa sì che per fare previsione sui valori di una variabile in una data unità statistica, questa previsione possa essere migliorata sfruttando anche l'informazione relative alle unità vicine. Quindi in un contesto di dipendenza spaziale positiva abbiamo più informazioni da poter utilizzare per migliorare le previsioni. Quindi anche le informazioni di contesto possono essere utili a fare previsione. E oltretutto, riuscire a identificare adeguatamente la dipendenza spaziale consente anche di spiegare meglio il fenomeno oggetto di studio, perché consente di identificare le relazioni spaziali fra unità osservate. E per essere un po' più concreti, quindi, identificare adeguatamente la dipendenza spaziale permette di rispondere a tutta una serie di domande di ricerca rilevanti per diversi ambiti scientifico-disciplinari, dall'economia industriale alle problematiche ambientali, alle scienze politiche e così via. Per esempio, può rispondere a domande quali la distribuzione osservata delle imprese permette di concludere che è in atto un fenomeno di agglomerazione industriale e se sì, quali sono i fattori che determinano questo fenomeno? Questo fenomeno è dovuto a elementi di eterogeneità del territorio, alle caratteristiche del territorio, o è dovuto a fenomeni endogeni di spillover spaziale o per la presenza di esternalità positive. Oppure sulla base di una serie di misurazioni sparse, una serie di rilevazioni fatte al suolo relative al livello di inquinamento, permettono di stimare il livello di inquinamento dell'intero territorio? Oppure ancora, i governi locali tendono a confrontare le loro politiche con quelle dei governi, delle amministrazioni immediatamente vicine o tendono a comportarsi in maniera indipendente? Ecco, per identificare l'approccio adeguato all'analisi di dati spaziali, quindi all'identificazione appropriata del fenomeno della dipendenza spaziale, abbiamo essenzialmente a disposizione tre classi metodologiche diverse. E sono la classe propria della point pattern analysis, la classe propria che afferisce alla discrete spatial variation
che si riferisce a quei contesti di dati che variano nello spazio in maniera discreta, e la continuous spatial variation, detta anche geostatistica, che è quell'insieme di approcci che consentono l'analisi di dati che variano in maniera continua nello spazio. Allora, provo a darvi qualche elemento che descriva tutti questi tre approcci e cercherò nel tempo a disposizione di farvi vedere anche qualche esempio che possa aiutare l'illustrazione. Allora, l'approccio della point pattern analysis è l'approccio adeguato per trattare quel tipo di dato spaziale in cui le localizzazioni possono essere adeguatamente descritte e identificate come dei punti distribuiti nello spazio. Quindi è il contesto di dati in cui la localizzazione ha una dimensione che è trascurabile rispetto a quella dell'intero territorio in cui insiste. Quindi un esempio può essere le localizzazioni degli alberi in un territorio, le localizzazioni delle imprese, le localizzazioni delle case in un dato territorio e così via. E lo scopo di questo insieme di metodi e di approcci è quello di identificare, studiare le caratteristiche della distribuzione spaziale dei punti ed eventualmente di identificare i meccanismi che l'hanno in qualche modo generata. Quindi, per esempio, è un insieme di approcci che può essere utile, ad esempio, per verificare se su un dato territorio le piante di una data specie si localizzino in maniera completamente casuale, oppure tendono a localizzarsi in maniera vicina l'una all'altra, oppure tendono a localizzarsi mantenendo una certa distanza l'una dall'altra. Oppure può permettere, ad esempio, di verificare se la presenza di una determinata specie di albero inibisce la presenza di altri alberi nelle vicinanze per effetto di un qualche meccanismo ecologico di competizione. E così via. Principalmente questo tipo di approccio si basa sull'utilizzo di modelli. Molto spesso la maggior parte di questi approcci si basano sull'assunto per cui le localizzazioni dei punti sono la realizzazione di un meccanismo stocastico sottostante chiamato processo di punto. Analizzare dati di punto con questi approcci essenzialmente consiste nel fare inferenza sul processo di punto sottostante, che permette da un lato di descrivere le caratteristiche della distribuzione spaziale dei punti e dall'altro di identificare l'esistenza di eventuali relazioni tra essi che possono aiutare a spiegare il fenomeno oggetto di interesse. Per quanto riguarda l'analisi descrittiva, quindi questo tipo di approcci permette di descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche della distribuzione spaziale. Per esempio, qui faccio riferimento a uno strumento di analisi descrittiva standard di questo approccio. È una statistica funzionale che descrive per ogni distanza qual è il grado di interazione spaziale tra i punti, tra gli eventi osservati. È una statistica che assume valore zero nel contesto di indipendenza, di assenza di interazione fra le osservazioni, assume valore maggiore di zero nel contesto di dipendenza positiva e assume valore inferiore a zero nel contesto di dipendenza negativa. Ecco, quindi qui potete vedere come questo strumento riesca a descrivere in maniera dettagliata la configurazione dei punti osservati. Questa, ad esempio, è una configurazione di punti completamente casuale. I dati sono stati generati in maniera completamente casuale nel territorio e vedete che opportunamente questo strumento indica che non c'è una deviazione significativa dalla casualità, dall'indipendenza spaziale. Vediamo come, ad esempio, in questo contesto, questo strumento identifica la presenza di un fenomeno di dipendenza spaziale positiva, dove i punti tendono, le localizzazioni tendono a concentrarsi su una parte specifica del territorio. E appunto, a un certo punto, a una certa distanza, questo strumento identifica la presenza di dipendenza spaziale positiva e significativa.
E quindi vedete, qui ci sono alcuni esempi che mostrano come questo strumento riesca a descrivere in maniera molto precisa le caratteristiche spaziali dei punti. Naturalmente questi sono casi molto stilizzati, dove anche a occhio nudo riusciamo a identificare e inferire le caratteristiche delle distribuzioni, ma in contesti reali, dove a occhio nudo non riusciamo a fare inferenza, diciamo, affidabile, questi strumenti sono molto sensibili nel riuscire a catturare le caratteristiche del fenomeno. Si possono fare anche cose più ambiziose, quindi identificare, si possono fare analisi multivariate per valutare il grado di dipendenza spaziale tra tipologie di punti diversi, e si possono anche stimare processi di punto che consentono di spiegare, appunto, di identificare i meccanismi profondi che hanno generato la distribuzione spaziale. Qui con i pochi minuti che ho a disposizione andrò molto veloce. Un esempio qui, preso da un nostro lavoro, fra l'altro fatto in collaborazione con una collega dell'Istat, quindi mi fa piacere, appunto, sottolinearlo. In questo lavoro essenzialmente abbiamo cercato di studiare la relazione, l'associazione spaziale tra la localizzazione dei nuovi negozi di alimentari nel comune di Trento e le localizzazioni dei negozi di alimentari dei grandi supermercati già localizzati nel comune stesso. E l'abbiamo fatto con un processo di punto che ci ha permesso di modellizzare l'intensità spaziale dei nuovi negozi di alimentari in funzione della presenza, della localizzazione spaziale dei negozi preesistenti, dei piccoli negozi di alimentari preesistenti e dei grandi supermercati più altri variabili di controllo. E in questo modo abbiamo ottenuto evidenza del fatto che i grandi supermercati tendono ad inibire la nascita di piccoli negozi di alimentari nelle vicinanze per effetto di un fenomeno di esternalità spaziali negative. Allo stesso tempo, invece, i piccoli negozi di alimentari favoriscono la nascita di negozi simili per effetto di esternalità spaziali positive, controllando per l'effetto di altri fattori, quali la domanda locale e le caratteristiche del territorio. Giusto per farvi un esempio veloce del tipo di problemi che questo approccio, con questo insieme di approcci, consente di affrontare. La classe invece di metodi e di tecniche, di modelli propri della discrete spatial variation, è quella classe adatta a studiare dati spaziali in cui le localizzazioni non sono di per sé interessanti e vengono trattate come fisse, non random, e ciò che interessa è studiare e modellare in che modo le variabili oggetto di interesse si distribuiscono tra le unità spaziali. Quindi è un approccio particolarmente adatto al contesto di dati areali, poligonali, quindi di dati di variabili aggregate a livello di porzioni di territorio, quali possono essere le unità amministrative come i comuni, le province, le regioni, eccetera. Quindi unità statistiche in cui non è particolarmente interessante studiare perché le regioni sono, perché le unità amministrative sono localizzate in un punto o in un altro, ciò che è interessante è capire perché le variabili si distribuiscono in un certo modo tra le unità amministrative. E questo tipo di approcci misura, modella la dipendenza spaziale sfruttando la nozione di vicinato e in particolare specificando quella che viene chiamata matrice dei pesi spaziali. La matrice dei pesi spaziali è una matrice quadrata la cui dimensione è pari al numero di unità statistiche, i cui valori descrivono, misurano l'entità della relazione di vicinato fra le unità statistiche. Quindi, per esempio, questo elemento della matrice descrive quanto è forte
la relazione di vicinato tra l'unità statistica 1 e l'unità statistica 2. Quindi essenzialmente un numero che descrive quanto queste due unità sono vicine. Il tempo corre inesorabile. Con questa matrice è possibile identificare la nozione cardine attorno a cui ruotano questi approcci, che è la nozione di ritardo spaziale. Quindi consente di misurare, di identificare, per una data variabile osservata nelle diverse unità spaziali, una grandezza che descrive il valore di quella variabile, valore medio di quella variabile nelle unità vicine. Questa grandezza, inserita all'interno di modelli di regressione, ad esempio, permette di catturare la dipendenza spaziale e in questo modo di fare inferenza corretta sui coefficienti di regressione dei modelli, ma allo stesso tempo di stimare gli effetti di spillover e di migliorare l'accuratezza delle previsioni. Quindi non solo permette di affrontare un problema che nasce dalla violazione dell'assunto di indipendenza, ma permette anche di esplorare, di sfruttare l'informazione spaziale per capire, spiegare ancora meglio il fenomeno oggetto di studio. Ho finito il tempo, vedo. Quindi vi dico velocemente due parole invece sull'altro ramo della statistica spaziale, che è quello della geostatistica. Questo approccio è adatto per studiare, per analizzare dati che consistono in misurazioni rilevate su un insieme limitato di localizzazioni, ma che rappresentano, che si riferiscono a un fenomeno che varia in maniera continua nello spazio e che dunque è rappresentabile da una superficie continua. Esempi di questi dati sono le altezze al di sopra del livello del mare in un'indagine topografica, le rilevazioni dell'inquinamento atmosferico da un insieme di stazioni di monitoraggio e così via. E questo approccio consente essenzialmente di ricostruire l'intera, stimare l'intera superficie continua a partire dalla misurazione in alcuni punti. E ecco, qui vi faccio un esempio, non ho il tempo di entrare in dettaglio sul funzionamento di questi approcci. Per esempio, qui abbiamo le concentrazioni di zinco rilevate in alcuni punti sparsi. Con questi approcci riusciamo a ricostruire l'intera superficie della distribuzione di questo metallo pesante. Questo non è un approccio che consente solamente di interpolare, è un approccio di previsione che fornisce anche indicazioni sulla precisione delle stime e consente di fare inferenza. Scusate per la concludere. Grazie. Grazie mille per l'attenzione, rimango a disposizione per ulteriori informazioni. Grazie a Diego Giuliani. Veniamo ora a Andrea De Panizza. Ricordiamo, si è occupato, quindi ha avuto l'onere e l'onore di occuparsi di rapporto sul territorio 2020 e del rapporto annuale 2021, anche mi sembra ti è toccato in sorte anche questo. Allora, il tuo intervento sarà sul ruolo dei registri per rafforzare l'informazione a livello locale. Quindi continuiamo a battere questo ferro, cioè riportare i dati sul territorio. Vediamo come si sta muovendo Istat utilizzando anche i registri. Ma parleremo di registri e di registri statistici, quindi si intersecheranno in qualche maniera, vero Andrea? Speriamo di sì. Posso andare? Speriamo di sì. Lo fanno sicuramente. Vado? Prego. Grazie per l'introduzione, Roberto, e anche in realtà per la domanda. Sì, parlerò del ruolo che i registri statistici hanno nel rafforzare l'informazione territoriale, in particolare a livello locale. Molti di noi e nel mondo che chi ci ascolta non hanno idea di che cosa siano i registri statistici, per cui dovrò raccontare in maniera non tecnica anche cosa siano i registri statistici. Dico da subito che si tratta di uno strumento che in parte potrebbe permettere di affrontare i quesiti che ha affrontato, che ha,
indicato il relatore precedente, il professor Giuliani, Diego, nella sua presentazione. Io lo farò da utente privilegiato che ha già potuto sfruttare la ricchezza informativa dei registri lavorando in Istat, e quindi mettendoci anche l'entusiasmo di chi ci ha messo mano e che vede quante cose si possono fare, cercando di evitare una prospettiva tecnica, e spero che questo non sia un minus in questa sessione. Ora, nella mia, scusate che condivido lo schermo. Spero di essere. Scusatemi, non si avvia la condivisione di schermo, c'è un problema nella condivisione di schermo, non so per quale motivo. Ok, dovrebbe essere andata. Sì, Grazie. vediamo, grazie. Sì. Ora, quindi, ritornando un passettino indietro, vi racconterò cosa sono i registri, come sono costruiti, la storia dello sviluppo dei registri in Istat, qual è il futuro, le potenzialità di questo strumento e insieme anche quali sono i limiti, le difficoltà nel costruirli, cosa si può e cosa non si potrà mai fare. E poi darò un pochino di esempi sull'uso dei registri nella diffusione dell'informazione statistica, in particolare farò riferimento ha un grosso progetto che è in corso in Istat di restituzione dell'informazione dei registri agli utenti e darò per chiudere qualche breve esempio, se il tempo lo consentirà, di applicazioni già fatte in analisi spaziale o le batterie di indicatori che sono in costruzione grazie all'uso dei registri. Bene, cosa sono i registri? Sono delle basi di dati censuarie, per cui esaustive nella popolazione oggetto, che vengono ottenute a partire da archivi amministrativi, integrati a loro volta con indagini, con altre fonti, diciamo più fonti, mettono capo a un registro. In che modo? Con l'integrazione tra queste fonti, il completamento dell'informazione mancante, eventualmente la via statistica e poi tecniche di correzione dell'errore che pure esiste anche nella fonte amministrativa. Lo scopo primo è facilmente intuibile, il fatto di disporre invece che di un'informazione campionaria, di un'informazione a carattere censuario, che è infinitamente più potente. Comporta una riduzione dei costi, ovvia, perché riduce il carico statistico, sull'utente, riduce il costo di produzione di un'indagine di dimensioni vaste, porta un miglioramento qualitativo strepitoso in alcuni casi e a volte anche un miglioramento di tempestività nell'informazione, laddove questa viene scaricata in maniera continua dall'istituto da fonti amministrative che vengono prodotte nel continuo. E il grande vantaggio è quello di una granularità idealmente che arriva a livello di un singolo punto, di coordinate geografiche. Ora, il sistema dei registri, così come è costruito in Istat e non solo in Istat, ecco, vorrei dire che l'Istat in questo non è il primo istituto di statistica del mondo a utilizzare i registri. C'è una storia lunga che nasce nei paesi nordici, in Europa, però noi siamo partiti abbastanza in ritardo rispetto ai nordici, ma siamo nel panorama europeo siamo molto avanzati in quest'ambito e il sistema dei registri è sempre strutturato in questo modo. Esistono dei registri base che identificano gli individui, le unità economiche, individui, insieme agli individui anche le famiglie, ovviamente, le unità economiche, insieme alle unità economiche, possono essere anche le unità amministrative, per esempio i servizi pubblici, le scuole, le ASL, gli ospedali, eccetera, e i luoghi. Questi, perché ogni cosa è caratterizzata da una posizione spaziale.
dall'unione tra, quindi sono questi tre registri base, dall'unione tra individui e unità economiche si può creare un ulteriore registro base, che è quello delle attività, quello che nel lessico economico è noto come LID, Linked Employer Employee Dataset, per cui che unisce le caratteristiche degli occupati con quelle delle istituzioni o delle imprese presso i quali lavorano. E la storia dei registri in Istat è lunga, di longa lena. Il primo registro statistico compiuto è stato fatto negli anni 90, era l'archivio statistico delle imprese attive. Però ci è voluto tanto tempo perché si arrivasse ad avere un registro con anche i risultati economici di queste imprese. A questo ci siamo arrivati con i dati del 2011, però questo è il frame. Però il frame già nel 2014, questa è una cosa, diciamo, che per i non addetti ai lavori può non avere grande significato, per chi fa il macroeconomista invece sì. Che per la prima volta nel 2014 l'istituto ha realizzato la stima del PIL da una base interamente micro, cioè bottom-up, partendo dai dati di registro, verificando che in effetti coincideva quasi con la stima che facevamo da modello prima, e da quel momento in poi il registro viene impiegato correntemente nella produzione anche del dato macro. I registri hanno un'architettura modulare, nel senso che gli stessi registri base sono articolati in diverse componenti che a loro volta sono registri o archivi amministrativi. In generale, sono le singole fonti che coprono una parte del registro. Per esempio, può essere per un registro che si occupi di redditi, può essere un pezzo lo copre l'Agenzia delle Entrate, un altro pezzo lo coprirà l'INPS, e questo corrisponderà a voci diverse all'interno dello stesso registro. Per cui sono un oggetto che si costruisce mettendo insieme i vari pezzi, che sono dei moduli, e intanto ne funziona una parte, e possono essere con lo stesso criterio estesi, includendo altri registri che portano con sé variabili aggiuntive. Sono una cosa che non è, una volta realizzata, si chiude lì, ma va soggetta a sviluppo continuo. E ad oggi, ecco, dei registri base, per esempio, sono in fase, quello che è in fase più avanzata è quello delle imprese, che ha la storia più lunga. Quello degli individui è in fase di consolidamento, il registro dei luoghi è in fase di strutturazione finale, nel senso che mancano ancora dei tasselli per arrivare al suo completamento. E ci sono, oltre a questi registri base che vi ho descritto, ci sono diversi registri tematici che sono in fase di costruzione, di cui sono pronti alcuni tasselli, ma il registro non è completo, oppure sono in fase di disegno. E in particolare vi segnalo registro del lavoro, registro sui redditi, registro sull'istruzione e formazione e un registro sulla disabilità. Appunto, sono in fase diversa di sviluppo. Per esempio, del registro sull'istruzione e formazione, noi già disponiamo di tutti i dati dal MIUR, su tutti i dati dell'istruzione, non disponiamo ancora appieno della componente, non abbiamo messo a sistema la componente di formazione. E quindi questi possono essere costituire dei moduli o delle estensioni degli stessi registri base. Il registro sull'istruzione può essere utilizzato come un'estensione del registro sugli individui attaccandoci le variabili, quindi c'è un'integrabilità dei pezzi. Questo ci porta a quelle che sono le potenzialità dei registri. Vi ho già accennato all'esaustività dell'informazione nell'ambito d'analisi, per cui se ci occupiamo di individui copriamo l'intera popolazione italiana, di imprese ugualmente, o di famiglie, e di territorio copriremmo non solo tutti gli 8.000 comuni, ma anche le singole località, i singoli punti spaziali idealmente. Dal lavoro in corso è possibile, diciamo, gli sviluppi saranno la creazione di nuovi registri, di estensione dei registri, e anche un lavoro, diciamo, più ampio di integrazione con nuove fonti statistiche, penso a fonti di natura digitale, per esempio sugli spostamenti della popolazione attraverso i segnali da GPS dai telefonini o indagini statistiche mirate. E questo ci permette di dare risposte a domande che non ci potevamo neppure porre, o che comunque erano intrattabili. Ora, per esempio, noi dall'integrazione dei due registri su individui e imprese abbiamo il registro
sulle attività, che si chiama ASI Occupazione, ma a sua volta questa è integrabile con l'istruzione, già l'abbiamo fatto in uno dei lavori dell'Istat nel rapporto sulla conoscenza, per esempio c'è un'analisi che impiega l'istruzione di tutti i dipendenti e tutti gli indipendenti delle piccole imprese, fino a 50 addetti, su base censuaria, per vedere che, i comportamenti, cioè tradurre questo tipo di informazione in una risposta, dice, ma è vero che l'impresa più istruita a parità di altre condizioni si comporta in maniera diversa? Beh, non vi dico se sì o no. Oppure, integrando con i dati sulla cassa integrazione guadagni, possiamo sapere, le caratteristiche di chi è in cassa integrazione, che impatto ha sul reddito familiare, su una serie di altri parametri. Ricordo che le indagini, oltre ad avere un valore in sé, diventano in questa prospettiva di produzione statistica centrata sui registri, diventano una fonte ausiliaria ai dati amministrativi che serve a corroborarne la qualità, a supplire alle manchevolezze in alcuni casi dei registri. E tra le potenzialità c'è il fatto di disporre di strumenti ad esempio per definire degli interventi di policy e anche monitorarne gli effetti. Nel caso dell'informazione territoriale si può immaginare a un comune che intanto voglia sapere quanti sono gli anziani non autosufficienti che ha sul territorio e che hanno un reddito sotto una certa soglia e dopo dove stanno, in modo da poter pianificare idealmente interventi dei servizi sociali. Più in generale, stiamo, diciamo, arrivando in prospettiva, avremo un mondo di statistiche alla carta, in cui usciremo dalle tabulazioni tradizionali per i domini di stima che sono necessarie, andando verso esigenze che possono essere di pochi utenti che esulano da quello, per cui tagliare la torta con fette diagonali diverse. Chiaramente questo è un mondo ideale. Nella realtà ci sono una serie di difficoltà che qui mi limito a listare brevemente. Cioè, la prima è la disponibilità informativa, a partire dalle resistenze inevitabili in qualsiasi istituzione umana da parte delle pubbliche amministrazioni che sono depositarie dell'informazione. Dopodiché la natura, l'informazione che nasce amministrativa e non statistica, la qualità intrinseca di questi dati per mancate risposte, per tipologie di risposta, perché per esempio, ecco, se ci immaginiamo di utilizzare l'informazione amministrativa sul lavoro, dobbiamo sapere a priori che questa non copre l'intero mondo del lavoro, per esempio, che le dichiarazioni possono essere non veritiere. E poi anche magari in alcuni casi la non tempestività del dato proprio per sua natura, indipendentemente dalla volontà dell'amministrazione titolare dell'informazione di concedercela. Dopodiché ci sono problemi grossi di trattamento statistico. Allora, in istituto significa riallocare, formare e riallocare risorse scarse per fare un altro tipo di lavoro. E proprio il lavoro di costruzione dei registri richiede un forte impianto progettuale anticipato, quindi anche questo tipo di sforzo, perché intervenire in itinere è molto più oneroso che aver fatto una buona progettazione. Dopodiché ci sono anche aspetti di carattere normativo, cioè la conservazione dell'informazione nel tempo, il garante della privacy che ci può dire no, voi dovete distruggerla perché ha assolto al suo compito. Cioè, avere l'informazione su com'era questo paese 10 anni fa è assolutamente necessario per capire come ci stiamo muovendo. E chiaramente questo, la tutela della riservatezza deve essere garantita by design nel sistema, quindi noi stessi quando utilizziamo come utenti interni l'informazione non dobbiamo essere in grado di sapere che quell'informazione, di dedurre che quell'informazione mi porterà ad Andrea Lepanizza piuttosto che a Roberto Samar, per esempio. E poi ci sono problemi di qualità dell'output, per cui la dipendenza dal dato amministrativo che già in parte vi ho descritto in termini di definizioni, di veridicità, di copertura. In particolare, appunto, un problema è che
può essere esaustivo di una certa popolazione che è quella osservata, ma non della popolazione obiettiva. Per cui io posso osservare, nel caso dell'esempio che ho fatto prima, i lavoratori regolari, ma non il lavoro in quanto tale. E poi l'uso di algoritmi di tipo diverso per l'imputazione delle mancate risposte che possono sacrificare la variabilità reale del fenomeno e non da ultimo la possibilità per gli utenti esterni di accedere a questo tipo di dati. Chiaramente diciamo che l'onnipotenza ancora non è realizzata, è di là da, fortunatamente è di là da venire. Vengo, ho ancora, credo, 2 o 3 minuti. Alla diffusione, al progetto RAF, che sarebbe Register Based Analytical Framework, è l'acronimo, di produzione e diffusione di indicatori integrati e di dati relativi, dati semi-aggregati. In questo senso è una produzione di statistica alla carta, è un progetto di restituzione innanzitutto agli enti locali e alle istituzioni di ricerca e poi alla cittadinanza più ampia del potenziale di informazione che è stato raccolto nei registri. Allo stato il progetto ha assunto 3 tipi di prospettive nella produzione di materiale informativo, di indicatori, e sono la prospettiva economica delle imprese, la prospettiva degli individui e la prospettiva dell'analisi territoriale, quella che rileva di più in questo caso. Sono stati prodotti un centinaio di indicatori, alcuni dei quali diciamo nuovi perché permessi dalla fonte, altri sono più tradizionali ma con carattere esaustivo. Questi affrontano una quindicina di nodi, che sono questi qui, non ve li leggo. Si tratta di un progetto molto complesso che va avanti da ormai quasi 2 anni e ancora non è arrivato, avanza lentamente, inesorabilmente, speriamo. È complesso sia per gli aspetti tecnologici che comporta, ma anche quelli giuridici, di contenuto, di presentazione, insomma. Ci lavoriamo in più di 100 persone, a dire la verità in 140, non tutti, non a tempo pieno, non tutti, però questo per darvi la misura dello sforzo che l'Istituto sta mettendo nella creazione di questo strumento. È uno sforzo che è un progetto che ha delle implicazioni notevoli sull'attività di istituto, diciamo, ha delle ricadute in altre sfere. Per esempio, comporta la costruzione di ontologie che poi avranno una valenza generale, di metadati che standardizzano l'intera produzione di metadati dell'istituto, nuovi indicatori che verranno streamlined, il testing di strumenti e canali di diffusione che poi potranno essere riusati altrimenti. Ora, quindi va lento, speriamo di avere un primo rilascio quanto prima, non vi posso dire tra quanti mesi, no, non vorrei, sulla competitività delle imprese, e la seconda cosa sarà sul territorio. Vi do un brevissimo excursus di indicatori, per esempio a carattere territoriale. Qui ci sono tutti gli 8.000 comuni, ho scelto il comune di Voghera non solo perché nella vulgata sociologica di 30 anni fa c'era la casalinga di Voghera, ma ora è tornato d'attualità con l'assessore che ha sparato un'altra persona, per cui Voghera era messi tout le monde e oggi è un'altra realtà. Però com'è Voghera se noi andiamo a guardare alle sue caratteristiche socio-economiche di collocazione? Allora, vediamo. Questo è un insieme di indicatori chiave che posizionano di posizionamento di Voghera rispetto alla provincia di Pavia, alla sua regione, alla Lombardia e all'Italia. Diciamo, è relativamente abbiente, è un comune relativamente istruito, ma poco, tutto sommato poco istruito, eccetera, eccetera, eccetera. Con i caveat nella definizione di alcune variabili che sono variabili da registro, non completo. Ancora, per esempio, il caso dei redditi o della definizione di occupazione. Un paio di altri esempi: questo è l'impiego di alcuni di quegli stessi indicatori che ritrovate nel rapporto sul territorio, andando a vedere alle caratteristiche delle functional urban areas più grandi, che sono quelle di Roma, Milano e Napoli, comune centro versus comuni di prima cintura o comuni di seconda cintura, su una serie di variabili e come si posizionano rispetto all'Italia. Domini che sono quelli dell'istruzione, la dimensione familiare, i redditi,
la presenza di stranieri, densità di imprese, attività intense e conoscenze. Andrea, ti chiedo di stringere, sai? Sono all'ultima slide, sempre del rapporto sul territorio, si può vedere nel caso dell'istruzione le aree territoriali più istruite e meno istruite d'Italia, in questo caso a livello di provincia, e se questo avviene per via dell'emigrazione, del brain drain, verso le aree più povere oppure se sono istruite di loro. In questo caso, ecco, per esempio, vi cito solo i limiti dei registri, sono l'istruzione della popolazione straniera, alla quale spesso non arriviamo, che è molto più presente al nord e più porta sottostima, il concetto di residenza anagrafica, che è ineludibile, ma che in Italia si tiene la residenza fino a che non si mette su famiglia da un'altra parte, forse anche no, e l'uso di dimensioni territoriali ottimali. Ringrazio, mi scuso per aver sforato di un minuto. Grazie Andrea. Allora, veniamo adesso all'intervento di Paola Casavola. Allora, Paola Casavola attualmente coordina il nucleo di valutazione e analisi per la programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. La destinazione territoriale dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione è chiaramente qualcosa di molto importante. Io parlo anche come rappresentante dei comuni in questo momento, quindi la sento molto vicina. Allora, il suo intervento si intitola Indicatori, dati, storie nelle politiche di coesione territoriale. Naturalmente è necessario misurare per conoscere e decidere. Vediamo un po' il suo intervento, vediamo su che cosa verterà esattamente. Grazie, grazie dell'invito. Ringrazio anche i relatori precedenti che mi hanno, soprattutto l'ultimo, mi ha dato un sacco di ispirazione e tante comprensione. Il mio, diciamo, intervento apre uno piccolo, diciamo, spiraglio sull'utilizzazione della conoscenza statistica territoriale nelle politiche, in particolare nelle politiche di coesione. Adesso, come diceva il moderatore, queste sono, diciamo, politiche di cui tutti parlano, ce le sentiamo, diciamo, intorno. Hanno uno strano obiettivo meta, perché hanno un meta obiettivo di avvicinare le condizioni di benessere e sviluppo, diciamo, di territori e comunità molto diverse. E quindi e contestualmente di mandarle, diciamo, avanti, no? Verso il progresso. Ci sono politiche che coinvolgono moltissime persone, molti attori di policy di vari livelli di governo, molti partner, molti stakeholder, perché la verità vera è che ci vuole un sacco di gente per portare avanti lo sviluppo. Ora, la presentazione, io ho delle slide su cui parlerò, diciamo, un po' sopra, si concentra su alcuni aspetti, però il messaggio principale è che la relazione tra queste politiche, la misurazione dei contesti territoriali, la misurazione statistica, è una relazione molto particolare, molto stretta, è una relazione di necessità. Nel senso che se mettiamo, se facciamo vedere, diciamo, cominciamo a fare vedere le slide. Grazie mille a tutti. La, diciamo, è una relazione di necessità perché in parte politiche che non sono soltanto tematiche, le politiche di coesione hanno questo meta obiettivo che riguarda lo sviluppo e il benessere, che è fatto di tante cose. Quindi sono politiche che intervengono in molti ambiti secondo le necessità dei territori e delle comunità. Questo pone la relazione tra l'agire della policy e la conoscenza oggettiva, in una situazione un po' particolare rispetto ad altre politiche più di settore. Cioè ci sono delle politiche di settore in cui il policy maker, il funzionario, conosce tutto perché fa sempre la stessa cosa, guarda un solo ambito, fa sempre la stessa cosa dappertutto e quindi ha una relazione con la misurazione oggettiva importante, ma talora quasi di non necessità, sa più lui di quanto raccontano i dati. Questa cosa non è vera nelle politiche di coesione, non è vero per il tipo di consapevolezza che è richiesta a questi attori. Molta della consapevolezza deriva dall'esperienza. Adesso, come vediamo nelle prossime slide, se diamo questo è la questione di coesione, passiamo anche, diciamo, all'altra.
ci parlo un po' su, ma c'è una consapevolezza particolare di politiche unidimensionali che mirano alla trasformazione, diciamo, intenzionale del territorio, che non può venire solo dalle esperienze, perché le politiche si occupano di tante cose, non può venire neanche solo dagli scambi degli attori. Quindi la misurazione oggettiva è una necessità per queste politiche e fa parte della consapevolezza necessaria per programmare intenzionalmente interventi che sono multidimensionali su un territorio in cui nessuno sa sempre tutto e ci sono molte interrelazioni tra quello, diciamo, che si fa. Quindi la disponibilità di misurazione su molte dimensioni è una necessità per queste politiche, però c'è anche da dire che il modo con cui noi misuriamo e mettiamo a disposizione statistiche territoriali per andare incontro alle necessità, che è una necessità appunto imponente che riguarda tutto, riguarda la programmazione, l'attuazione, capire che cosa sta succedendo, guardare il contesto che ti sta intorno insieme agli interventi che fai, deve essere comprensibile agli attori attivi. Cioè l'aggancio tra questa necessità intima della politica e la disponibilità di misurazione avviene quando la misurazione è fornita in maniera fruibile, diciamo comprensibile. Quindi deve essere comprensibile agli attori attivi per svolgere quel ruolo di consapevolezza che è fondamentale in questa politica. Ora, nella slide successiva ho messo giù alcune molto stilizzate, diciamo, caratteristiche della richiesta di misurazione che fa la politica. La misurazione che richiede la politica riguarda molti ambiti, perché la politica è multisettoriale per definizione, quindi rispetto a come noi siamo abituati a classificare, diciamo, le statistiche, il territorio non solo ha una chiave di ricomposizione, ma anche proprio ci dice che le cose devono essere tante: ambiente, istruzione, ricerca, trasporti, capitale sociale, qualità della vita. Tutto, diciamo, entra nella necessità di misurazione multidimensionale in queste politiche, ma c'è anche la necessità, quando sono politiche trasformatrici, che quindi guardano al territorio con una certa intenzionalità, oltre a misurare l'oggi, conta moltissimo la memoria di come il territorio è stato nel tempo. Quindi bisogna sapere come quella dimensione di interesse o quelle dimensioni di interesse erano prima. E se ci si concentra su una certa dimensione, bisogna continuare la misurazione in maniera, diciamo, costante e comparabile nel tempo. Se sono politiche strutturali di lungo periodo, la dimensione, diciamo, la profondità storica dell'aiuto alla consapevolezza, non solo esperienziale, è molto importante in queste politiche, quindi la continuità della misurazione nel tempo è molto cruciale. Ho già detto della molteplicità e la multidimensionalità delle misurazioni. C'è il tema della scala territoriale. Le politiche hanno dei meta-obiettivi in cui guardano anche a delle macro aree, su cui noi abbiamo una tradizione di misurazione, diciamo, in Italia, diciamo, molto forte, però in realtà queste politiche guardano a territori minuti, perché il meta-obiettivo di abbassare la varianza, diciamo, del benessere e dello sviluppo mentre si portano avanti, diciamo, il progresso, riguarda di agire in tanti posti separatamente. E quindi la scala delle misurazioni è contemporaneamente, diciamo, di macro area, di regione, di comune, ma sempre più anche subcomunale, diciamo, di quartiere e a volte di gruppi di insediamento di imprese che magari non corrispondono, diciamo, a entità amministrative particolari. Quindi esiste una domanda teorica di tipologia di misurazione che è molto ampia ed è molto, diciamo, sfidante. Nella prossima slide, si chiarisce che però, diciamo, la politica, nella sua, diciamo, consapevolezza, ha maturato nel tempo una consapevolezza della necessità delle misurazioni. E questa non è una politica che solo chiede, ma investe in misurazione, promuove e fa investimenti in misurazione, nel senso che utilizza parte delle sue risorse, delle risor una parte piccolissima ovviamente, diciamo, delle risorse disponibili per incrementare il tipo, diciamo, di misurazione, diciamo, oggettiva che è necessaria alla consapevolezza dei suoi attori. Questo lo fa dappertutto, una tradizione, diciamo, ampia, sempre di più anche a livello comunitario, ma l'Italia ha una tradizione particolare. La politica di coesione italiana hanno investito nella
dialogare con la statistica pubblica, la statistica, diciamo, ufficiale, storicamente, sicuramente molto negli ultimi 20 anni, con progetti di lungo periodo che sono delle alleanze. La politica di coesione non è un committente di statistiche, cerca, diciamo, alleanze e comprensione in chi le statistiche le produce, diciamo, le analizza, e quindi ha dato dei prodotti che non sono prodotti della politica, è il prodotto, diciamo, dell'alleanza tra chi appunto misura e produce e chi cerca di mettere a disposizione strumenti di misurazione oggettiva di utilizzazione. Esistono da diversi anni dei progetti in cooperazione con i principali produttori pubblici di dati, che hanno una dimensione storica, come quello con l'Istat, di cui immagino, insomma, c'è una certa, c'è un prodotto che è un prodotto, diciamo, antico, che però è sempre recente, che è la banca dati degli indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, che è disponibile sul sito dell'istituto da molto tempo, che, diciamo, ha attualmente oltre 300, diciamo, indicatori in serie storica a livello almeno, diciamo, regionale. Una parte di questi indicatori è utilizzata nei programmi come indicatori su cui i programmi si cimentano per pensare a che cosa vogliono cambiare nei contesti. Questo è vero dei programmi della politica di coesione, diciamo, del ciclo corrente. Queste alleanze ci sono anche con altri produttori pubblici dei dati, sempre di più in ambito Istat, certamente è un'alleanza forte anche con ISPRA, ma anche con altri. Esistono quindi una serie di prodotti che sono nati dall'alleanza tra politica di coesione e produzione statistica, che seguono anche le possibilità tecnologiche e di disponibilità dei dati che nel tempo, diciamo, ci sono. Appunto la slide dà qualche esempio. Queste alleanze si sono anche molto, diciamo, espresse in una reciproca contaminazione. Oggi tutti qua, diciamo, ci sono degli insiemi di indicatori che oggi sono molto famosi, come gli indicatori BES, quelle che io vi lo posso dire perché appunto sono tanti anni, ho cominciato il primo progetto, che sono stati di fatto uno spin-off di quel tentativo di mettere insieme, iniziale, che adesso prosegue, indicatori multidimensionali a livello almeno regionale per le politiche di coesione e su serie storiche, diciamo, lunghe. Sulla base degli indicatori disponibili, l'alleanza tra chi produce e analizza i dati prova non solo ad aiutare i singoli attori delle politiche di coesione, ma insomma è entrata anche nel vivo in momenti un po' topici delle politiche come negoziati. Ora, però la politica di coesione, come vedrete su questa prossima slide, su cui mi voglio, diciamo, soffermare un pochino di più, ha una particolare, oltre ad avere questa sua dimensione, diciamo, elettivamente vocata alla trasformazione territoriale, che quindi ne deve conoscere che cosa succede, indipendentemente da conoscere i propri dati di policy, ma proprio l'osservazione dei contesti, intende agire su molti fenomeni di interesse, ha una particolare, diciamo, vocazione a comprendere dove si trovano le fragilità. Quindi guarda, diciamo, il territorio con un particolare occhio a cercare di capire dove sono le fragilità, perché questo fa parte del meta obiettivo dell'abbassare, diciamo, la varianza nei livelli di sviluppo e di benessere della politica. Per abbassare la varianza bisogna andare a capire quali sono i territori più fragili. Quindi, in realtà, l'avanzamento nelle possibilità di costruzione e rappresentazione di informazione minuta, diciamo, sul territorio, consente anche, se volete, stimola la politica, diciamo, a fare meglio il suo mestiere, utilizzando di più le modalità con cui, diciamo, gli attori diventano consapevoli di dove sono le fragilità. Nelle politiche, diciamo, in generale, la relazione tra che cosa davvero succede, che cosa c'ha in mente chi vuole fare una trasformazione è biunivoca. Comunque, sicuramente, questo tipo di disponibilità di dato e la capacità di metterlo insieme, noi abbiamo qui in questa slide, io presento, diciamo, due esperienze più recenti, che è la mappatura di costruzione delle aree interne, che in realtà non utilizza moltissimi dati, ma li combina, diciamo, molto tra di loro, alla identificazione di quei territori che, essendo più lontani, diciamo, dagli hub di servizio, per certe caratteristiche, sono, diciamo, un primo candidato a un'azione intenzionale della politica.
Su queste mappe della fragilità si può lavorare anche per capire poi che cosa cambia per effetto della politica. A volte, e quando costruiamo queste mappe della fragilità, spesso ci rendiamo conto che, malgrado molte politiche, i territori tendono a rimanere fragili nel tempo. E quindi il dato oggettivo aiuta anche a interrogare, diciamo, la politica su un po' qual è l'approccio che davvero ha nel considerare il meta obiettivo. Le altre cose che sono presenti, diciamo, in questa slide, diciamo, un po' affollata, invece è un'esperienza ancora più a piccola scala, cioè al tentativo di andare a cercare la fragilità socio-economica nei quartieri delle grandi città metropolitane. Questo è un lavoro che abbiamo fatto noi, però sulla base del fatto che esistevano dei dati disponibili. Questa è stata ancora fatta con i dati del censimento 2011, che però, come sapete, sono diventati poi disponibili soltanto tra 2015 e 2016. Ci vuole molto tempo e lavoro per utilizzare dati, diciamo così, fini territoriali, ma questo è un investimento che gli attori dentro la politica devono essere, diciamo, disposti a fare. Non so quanto tempo ancora ho, perché volevo fare questo piccolo, diciamo, spero di avere ancora perlomeno 5-6 minuti. Sto guardando, 4 o diciamo, 5 minuti. l'orologio. Ok, benissimo. E voglio arrivare all'ultima slide. Ora, questa è una politica che quindi ha fatto e sta ancora facendo molte esperienze nella sua relazione di promozione, richiesta e utilizzo dei dati territoriali. È evidente che l'utilizzazione e la consapevolezza, diciamo, degli attori non è mai piena, perché questi sono attori attivi, fanno tante cose. E sicuramente nel tempo, diciamo, l'utilizzazione dell'informazione disponibile, anche se in modi diversi, ci sono tanti modi con cui con gli attori utilizzano l'informazione, disponibile di misurazione. A volte la vedete in maniera strutturata, presente nei programmi sotto forma di indicatori a cui vengono messi dei target, oppure vengono utilizzati semplicemente per descrivere e motivare le azioni, diciamo, del contesto. A volte non si vede, ma ci sono grandi discussioni, diciamo, sulle mappature, grandi litigi anche, no? Perché noi usiamo le mappature delle fragilità anche per distribuire risorse. Questo ovviamente genera una relazione tra cosa racconta il dato e l'interazione degli attori che diventa, diciamo, particolare. Sicuramente quindi noi possiamo dire che questa relazione è cresciuta nel tempo e sicuramente la domanda offerta di informazione georeferenziata hanno molto favorito, diciamo, l'intensificarsi di questa relazione. Però vorrei spendere due parole su che cosa ancora si deve fare. Allora, ci sono intanto fare meglio quello che si è fatto sin qui. Ci sono anche cose più tradizionali, come la costruzione, diciamo, degli indicatori territoriali che possono molto, diciamo, migliorare. In parte, ed è una cosa che volevo dire prima, che diciamo, noi speriamo sempre, tutti quelli che amano la produzione statistica sanno che se c'è qualcosa veramente di brutto che ti può capitare quando produci un dato è che poi non lo riesci a produrre più, perché magari la fonte ti viene meno, oppure improvvisamente qualche mondo dall'esterno ha cambiato le definizioni, il modo con cui addirittura il dato amministrativo dice un'altra cosa. Questa è ovviamente una maledizione in cui tutti quelli di noi che si sono stati, diciamo, impegnati a vario titolo vicini alla produzione di dati subiscono sempre nella vita. Questa cosa capita, ma è terribile nelle politiche strutturali di lungo periodo. Quindi bisogna, come dire, molto stringersi intorno al fatto che la continuità, diciamo, nell'osservazione è un elemento essenziale per la consapevolezza strutturale. Io oggi vedo una cosa, voglio sapere se 10 anni fa c'era, era diversa, era così. Se noi oggi parliamo un linguaggio, perlomeno devo avere un'interpretazione di come erano le cose prima e come saranno, diciamo, del futuro. Però una delle questioni più importanti è che bisogna molto investire nella facilitazione dell'utilizzo delle misurazioni, anche perché le misurazioni sono complicate, hanno un sacco di disavventure, perché hanno queste disavventure, diciamo, a volte dell'interruzione, della modifica, della parzialità, e che quindi, oltre a produrre dati, è una cosa sacrosanta produrre storie e rapporti. I rapporti servono moltissimo, non si possono soltanto pubblicare fiumi di basi dati, open, eccetera, perché il racconto di quello che c'è nei dati e l'analisi è fondamentale. E più i dati sono micro, più servono anche le piccole storie.
cioè nella relazione tra gli attori e le misurazioni, le storie dei dati sono fondamentali. Ovviamente, affinché queste storie siano buone, gli strumenti siano buoni, bisogna investire moltissimo. Io mi sento, io spero che abituale in cui noi sapremo quasi tutto di IVA, non è granché, sempre, dappertutto. Quindi la qualità è molto, molto importante. Per ottenere quello che vogliamo, diciamo, ottenere, cioè investire di più, diciamo, in qualità, investire più sulle storie, bisogna fare molte alleanze. Ci vogliono molti soggetti che si devono alleare per produrre quello che è necessario, ascoltare reciprocamente, ma io direi che siamo, diciamo, con l'esperienza fatta, siamo su una strada sicuramente tracciata bene. Grazie mille dell'attenzione. Ringrazio Paola Casavola anche per essere stata perfettamente nei tempi. Allora vi introduco adesso Gian Lorenzo Boracchia della Regione Liguria, che farà un intervento in relazione ai tavoli tecnici regionali previsti da un protocollo che è stato firmato da Istat, Regioni, ANCI e UPI. Dal titolo Obiettivi dei tavoli tecnici regionali nell'ambito del protocollo. Prego, dottor Boracchia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io appunto porto la mia testimonianza in merito ai tavoli tecnici regionali che sono stati avviati a seguito del protocollo Istat-Regioni proprio per intensificare la collaborazione in campo statistico fra i soggetti delle amministrazioni locali e l'Istituto Centrale di Statistica nella condivisione di metodi, dati e informazioni, nonché di pratiche di analisi statistica a servizio dei territori. Questo protocollo, che ha preso avvio di recente attraverso la costituzione dei diversi tavoli in ogni regione, consente di sottolineare alcuni punti fondamentali proprio della collaborazione istituzionale in campo statistico. E contiene delle linee di indirizzo che a nostro avviso, insomma, avviso delle regioni, dei comuni, delle province, degli attori territoriali, rappresentano proprio dei punti fermi indispensabili per garantire una produzione statistica e un'attività statistica efficace e utile alle politiche del territorio. Ecco, io avevo preparato alcune piccole slide per accompagnare tutti in questa introduzione al nostro protocollo e in particolare appunto ho focalizzato l'attenzione su alcune linee di indirizzo che vengono diciamo ribadite all'interno del protocollo Istat-Regioni, che riguardano appunto questi i temi che vedete qui elencati: la rete SISTAN, l'armonizzazione dei sistemi informativi e dei dati amministrativi e le analisi territoriali. Questa è un po' la sintesi dei contenuti delle linee di indirizzo che mi voglio soffermare a commentare. La rete SISTAN e quindi fa riferimento alla linea di indirizzo B contenuta nel protocollo, che riguarda specificamente il rafforzamento della capacità degli uffici di statistica attraverso azioni di formazione, assistenza metodologica e fornitura di servizi IT e proposizioni di soluzioni organizzative e gestionali, nonché incentivazione alla costituzione in forma associata degli uffici di statistica. Gli uffici di statistica dei soggetti SISTAN indubbiamente debbono potenziare le loro competenze di analisi economico-statistica. Il potenziamento dell'attività statistica non può che passare attraverso questo tipo di azione, perché aumentare le competenze tecniche specifiche dei territori e degli uffici dei territori è il punto chiave per poter avviare un utilizzo quanto più consapevole del dato statistico. In questo senso è molto importante, come si vede nella slide successiva, anche
l'assistenza metodologica agli enti per garantire una produzione statistica robusta, significativa, capace di rappresentare fenomeni e di raccontare proprio le principali caratteristiche del territorio. Istat fornisce regolarmente note metodologiche estremamente puntuali, estremamente dettagliate con riferimento alle proprie attività. E sicuramente questo è un enorme supporto che viene fornito ai territori. Molto spesso però è necessario che vi siano garantiti anche dei chiarimenti, degli approfondimenti e dei contatti anche diretti con gli attori locali proprio per garantire da un lato il miglioramento della qualità del dato rilevato, perché le attività che molto spesso vengono affidate ai territori sotto forma di organismi di partecipazione o di risposta necessitano di affiancamento. Comunque l'assistenza metodologica è un aspetto fondamentale a garantire anche la coerenza, diciamo, metodologica delle attività statistiche che vengono avviate a tutti i livelli. Devo dire che le regioni in questo caso hanno uno strumento fondamentale per garantire la qualità della produzione statistica, che è il programma statistico regionale previsto dalla 322 dell'89. Diverse regioni ancora oggi utilizzano questo strumento come proprio contenitore di tutte le attività che a livello territoriale vengono realizzate in campo statistico, e sicuramente anche il processo di realizzazione di uno strumento del genere, uno strumento di programmazione del genere, consente a tutto il territorio, a tutto il sistema statistico territoriale di verificare qualità, metodi della produzione statistica locale. Un ultimo tema che sicuramente si aggancia a questa linea di indirizzo contenuta nel protocollo è il tema della digitalizzazione, quanto mai attuale, anche legandolo alla missione del PNRR. Oggi più che mai è essenziale utilizzare forme e modalità, diciamo, digitali di gestione dell'informazione e di gestione delle attività. E sicuramente in questo senso l'agenda digitale deve essere sempre tenuta all'ordine del giorno di qualsiasi amministrazione che voglia fare della buona statistica. Chiaramente anche qui ci sono tante possibilità di implementazione. Ricordo il progetto SistanHub che anni fa Istat aveva avviato e che costituirebbe sicuramente un passo avanti enorme proprio nella condivisione dei dati e delle informazioni di carattere statistico. Nella slide successiva presento un'altra linea di indirizzo contenuta nel protocollo, relativa alla promozione della standardizzazione di metodi e strumenti per la raccolta e la diffusione dei dati statistici, un altro punto essenziale proprio di questo protocollo che ribadisce ancora una volta come sia fondamentale poter confrontare e validare i dati e i risultati che si ottengono nell'ambito di un'attività statistica, non solo internamente all'ente che li ha prodotti, ma anche all'esterno. E poi voglio sottolineare un tema chiave che sempre di più, sul quale sempre di più le amministrazioni a tutti i livelli sono interpellate dalla politica, dal management, è la rapidità della diffusione dell'informazione nell'uso dei dati statistici. La tempestività è sicuramente una richiesta cruciale che ci viene fatta, perché avere dati aggiornati e tempestivi garantisce il decisore politico nel momento che compie le scelte a cui è chiamato. E questa è una sfida a cui noi uffici di statistica siamo continuamente invitati.
Ecco, un ultimo punto che questa linea di indirizzo mette in evidenza nell'ambito proprio della raccolta e diffusione del dato statistico è, a mio avviso, l'utilizzo degli archivi amministrativi. Gli archivi amministrativi degli enti SISTAN sono una fonte inesauribile di informazione e, rappresentano in alcuni casi la principale fonte di raccolta di dati, e a livello locale e territoriale questo è ancora più evidente. Gli enti territoriali hanno da questo punto di vista degli interessi molto chiari sull'informazione statistica specifica perché soprattutto sui temi del turismo, del lavoro, delle imprese, dell'economia locale, le informazioni non sono mai abbastanza e per compiere delle scelte sempre più decisive per lo sviluppo, dei territori occorrono delle informazioni, robuste, coerenti, chiare e, verificabili. L'ultima, linea di indirizzo che vi propongo, tratta sempre dal protocollo che ho raccolto nella slide successiva, è quella riferita alle analisi territoriali, che è un po' il tema di discussione di questa sessione. Chiaramente, tutta l'attività statistica deve essere finalizzata a un risultato, che è proprio l'impiego dell'informazione nelle analisi territoriali. Chiaramente su questo fronte, gli enti, territoriali, regioni, province e comuni, ma tutta la pubblica amministrazione è particolarmente motivata e interessata proprio perché, parlando come regione, siamo un ente di programmazione e chiaramente, l'informazione in fase di valutazione in fase di predisposizione delle politiche pubbliche è essenziale e l'informazione statistica è proprio il cuore di tutto il processo. Quindi sicuramente come dire, avere a disposizione indicatori per le politiche, avere dati estremamente puntuali riferiti a diversi fenomeni che si debbono governare rappresenta un punto indiscutibile. Altro punto indiscutibile ormai è quello della condivisione dei dati e delle banche dati che Istat ha avviato chiaramente in modo esemplare, ma che coinvolge gli enti produttori di statistica a tutti i livelli. Chiaramente qui ci sono delle problematiche emergenti che sono state anche forse accennate prima del mio intervento, fra cui non ultimo il tema del trattamento dei dati personali, che a volte confligge con le esigenze di natura statistica e di natura diciamo programmatoria. Ecco, quindi questo è sicuramente un tema di discussione che vale la pena continuare ad affrontare e approfondire. Io credo di aver concluso il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver offerto degli spunti utili alla discussione. Grazie mille, ringraziamo Gian Lorenzo Boracchia, dirigente del settore programmazione finanziaria e statistica della Regione Liguria. Allora, beh, per tirare un po' le fila, diciamo, dei vari interventi, faccio proprio una scansione in ordine temporale, quindi siamo partiti da un intervento tenuto da Diego Giuliani, professore dell'Università di Trento. E ci ha mostrato in qualche maniera come i dati, diciamo, sono caratterizzati da un certo tipo di dipendenza spaziale. E il fatto di individuare quale sia questa dipendenza spaziale, può effettivamente contribuire a spiegare anche i fenomeni, non solamente a descriverli. Alla fine qualcosa di simile ha riguardato un po' tutti gli interventi, seppure chiaramente trattati ciascuno dal punto di vista personale. È molto chiaro che i relatori qui presenti non sono semplicemente diciamo dei dipendenti, ma sono anche degli appassionati di questa cosa. È molto chiaro da come questa è stata esposta.
È molto evidente che il territorio sia effettivamente alla fine non solo fonte di questi dati, ma deve essere anche destinatario di questi dati, che devono essere fatti tornare al territorio una volta rilevati. Andrea De Panizza ci ha mostrato come l'utilizzo dei registri per rafforzamento dell'informazione a livello locale sia assolutamente fondamentale. Però alla fine ha lo stesso scopo, solamente utilizzando dati che hanno provenienze leggermente diverse, quindi che possono derivare da archivi amministrativi, da rilevazioni statistiche realizzate ad hoc, eccetera. E l'Istat sta facendo un grossissimo investimento per riuscire a far ritornare questi dati anche a porzioni di territorio particolarmente piccole, se vogliamo, no? Da un certo punto di vista, perché mentre magari l'informazione amministrativa, seppure sporca, diciamo, è molto abbondante, anche sovrabbondante qualche volta, e le informazioni che derivano invece dalla rilevazione statistica, come censimento permanente della popolazione, eccetera, sono appunto, si tratta appunto di rilevazioni di tipo statistico campionario. Queste informazioni sono fondamentali, come ci ha mostrato anche Paola Casavola, in quanto essendo la politica qualcosa di multidimensionale, necessita di continuità nella misurazione, necessita di serie storiche, di varietà della scala territoriale, perché deve partire da un livello nazionale o di NAS2 e deve arrivare anche a livello subcomunale in certi casi. Io stesso ho avuto modo di occuparmi al tempo di zone franche urbane, qualche volta è stato particolarmente complesso riuscire a ricavare i dati necessari. E alla fine, Gian Lorenzo Borracchia ci parlava del protocollo tra Istat, Regioni, ANCI e UPI, che è uno strumento, secondo me è diventato alla fine uno strumento che permetterà di migliorare comunque la qualità dell'informazione statistica, non solo perché questo è lo scopo dello strumento, perché di fatto è la finalità, come è descritto nell'articolato del protocollo, ma perché consentirà di rafforzamento anche di reti di soggetti attivi, soggetti system e anche no attivi sul territorio, perché si parla di regioni, di province, di comuni, si parla anche però di università. E naturalmente c'è sempre una presenza Istat anche a livello territoriale, anche dopo la riorganizzazione recente dell'istituto. Allora, io sono molto contento di aver potuto partecipare. Chi vi modera è Roberto Samar, sono dell'Unione Statistica Comuni Italiani, che è l'associazione che riunisce tutti gli uffici di statistica dei comuni d'Italia, di cui ho l'onore di essere vicepresidente. Saluto tutti e invito i colleghi relatori a fare altrettanto, e con questo possiamo dichiarare conclusa la sessione.